Vieni, vieni, vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 farà 81. Nella muovi! Ma tocchi, lei! Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. E senti, storie, questi sono grechi, sai? Grechi? E andiamo, dai, sono grechi! Sono buoni. Che c'ho l'anticorpi che i controcoglioni, ha capito? Io sono un giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Cana, indovini chi li ho preso. Ma? Mara? Mara, torniamo giù. Maradona! Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Così vivo! Sì! Aspetti! Caro Domenico, sei un greco. Io lavoro alla posta, capo ufficio, batti! Aspetti! Ma lei naturalmente capisce e parla l'inglese, no? Come lo parlo? Dice, I speak bien. Colpo per chi? Triplo pilota reale ritornato con pallino. M'ha dato un cazzotto in buca. Me lo so guardato. Ho sputato e ho detto manca il sangue, mi fa uscire la cornuta in guardia. I like. A cara e vecchia paiga. Cosa? Nell'arancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parli di Mon Amour, scappala in bocca perché Mon Amour è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto, parlo col servizio percorribili da strade? Vieni, vieni, vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 farà 81? Nella conca! Muovi! Ma tocchi, lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. E senti, storie, questi sono grechi, sai? Grechi? E no, dai, sono grechi! Sono buoni. Che c'ho l'anticorpi che i controcoglioni, ha capito? Io sono un giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Cana, indovini chi li ho preso. Ma? Mara? Mara, torniamo giù. Maradona! Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Così vivo! Sì! Aspetti! Caro Domenico, sei un greco. Io lavoro alla posta, capo ufficio, batti! Aspetti! Ma lei naturalmente capisce e parla l'inglese, no? Come lo parlo? Dice, I speak bien. Colpo
colpo per chi? Triplo pilota reale ritornato con pallina. Ma dato un cazzotto in buca, me lo so guardato. E scusate, ho detto, manca il sangue, mi fa uscire la cornuta in guardia. Highlight, la cara e vecchia paiga, Cori. Nella lancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parli di mon amour, cacca da bocca, perché mon amour è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto per lo col servizio percorribili da strade? Vieni, vieni, vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 sarà 81? Nella conca! Vedete? Muovi! Madotti, è lei? Voi sapete... Buonasera a tutti, bentornati o benvenuti sudati al mio canale. Questa sera proseguiamo l'avventura domenicale di Zelda. Cioè no, sì, perché abbiamo cambiato con Diablo, mi ricordo, a grande furor di popolo. Mamma mia. Ah, vedi, Ranzik, buonasera. Buonasera bestemmina, buonasera Ranzik. In prima linea, come i medici. Allora, l'altra volta avevamo interrotto in un modo veramente eccezionale. Stiamo andando a sud, al villaggio Pappesca, onde sconfiggere sti fantomatici pirati in trincea. Buona lei, stai a riposo, carissimo? Cioè, nel senso, hai già fatto... Madonna, oh. Io non dirò l'ovvio, ma se vede. Agli alert... No, c'avevo tutto mutato. Mo' dovrebbe funzionare. Oh, meno male, meno male. C'avevo tutto mutato, Ranzik, perché c'avevo l'audio chiuso che stava a sentire altra roba. Non volevo andare a confliggere con l'intro, capito? Mo' devi aspettare un po' che c'è il cooldown, però. Allora, diciamo, stavo andando a pesca, adesso ho trovato questi simpatici oggetti dopo aver realizzato un improbabile vespetta che adesso non so dove sta. Una vespetta fatta a doppia ventola, ora vediamo com'è. Mancava parecchio, io non so dov'è perché la mappa in realtà non l'ho trovata, quindi stavo andando a intuito. Potrebbe essere benissimo, questa non so perché poi qua finisce la regione, quindi non so se sta... In questo lembo di terra bisogna spostarsi. Io mo vorrei pure trovare la... Ah, no, intendo Ranzik. Io c'ero, ma tu non c'eri. Ok. Quindi adesso noi ci facciamo innanzitutto un bel pasto, perché sto a morire. Letteralmente, vediamo un po'. Ecco qua, una bella macedonia dei funghi. E volevo costruire una specie di un buggy. Mo vediamo come viene fuori sta roba, Dunque. Vediamo un po', Allora, abbiamo tutti i pezzi qua, no? Questo che è? Questo che cos'è? Questo non l'ho mai visto, sto pezzo. Questo è i fari. Eccolo! Ah. Psycho Panda, buonasera, benvenuto, bentornato. Faccio un SO. Come andiamo? A parte il sudore che qua ci sta implacabilmente a prendere tutti. Scusate le luci basse, ma io non più di così non posso, lo sapete, no? Costruisci la petto. No, ma costruiamo la di un buggy, tranquillo. Tranquilla, bestie. Ecco qua. Panda psicopatico. Le prese con Observer. System Redux. Com'è? Lo volevo provare io quello. Ah, là c'è una ventola. Bene, ma ci vorrebbe mo', Un bel ventolone. Dunque, proviamo a fare sta di un buggy. Vediamo che viene fuori. Va, prendiamo innanzitutto. Porco cane. Prendiamo la scocca. Chiamiamola così. Vediamo se mi riesce. Questo è uno dei miei progetti più, come si dice, più ambiziosi. Verrà una merda come al solito. Allora, ma queste sono ruote? Sì. Spero. Dunque, a che verso lo mette però? Se girano così vuol dire che vanno, ok. Casomai dopo cambiamo senso di marcia, che te devo dire.
Vai. Ah, vedi che roba. Ma chi sei? Bestemmina, che bel nome. È un nome pregnante, diciamo. Carino, carino. Chissà come non te lo metto in pratica, come è ancora meglio. Ci siamo? Sì. Lo mette dritto, Erode, se no sbagliamo subito la convergenza, è un guaio. Un nome, un programma, esatto. Guarda che incapace, porco. Sono veramente un incapace. Ecco qua. Niente segnasse, niente male, molto intrigante come gioco. Ok, lo devo provare assolutamente. Lo devo provare. Mo magari quando si comincia a sudare meno. Che non vuol dire un cazzo, però. Ma che vuoi? No, voi fermi. Ah, ok, le ruote l'ho messe dritte, però. A posto. Mamma mia, se mi funziona questo, ci facciamo una serie di risate. A Germano Mosconi, come te ne... Capirai? Welcome home, proprio. No, io so della parrocchia, però non su Twitch. Diciamo, mi sfogo offline. Ecco qua, il primo carretto, diciamo, prototipale, è pronto. Porco cane. Fa schifo, è un complimento, dire. Dunque, adesso ci mettiamo per forza le cose il mezzo per controllare sto schifo. Mazza che palle che siete, ma c'è un cazzo da fare. Oh. Che callo. Sono qui fondamentalmente per capacitarti del conico. Delle febbi con Link. Zelda è quella tizia che la principessa che dobbiamo andare a salvare. Oddio, il volante non lo... Ah, eccolo. Chiamiamolo volante, diciamo la barra di controllo. Una birra al bar. Vediamo se ci riusciamo a fare. Se riusciamo a fare sta roba, abbiamo svoltato. Anche andando dritti. Allora, fammo la guida al centro, come le macchine da corsa, quelle più... Ecco qua. Vedi che roba. Bellissimo. Pure questo è vero. Spada da cavaliere, un tempo usata dai cavalieri che presidiavano il castello di Hyrule. I suoi attacchi sono più potenti quando ti resta un solo cuore o meno. Io questo lo capi che è, però, eh. Io mo le metto come fanali, poi casomai. Vediamo se funziona. Luci di posizione, che cazzo lo so che sono questa roba. Non lo so. Sperimentiamo, perché questo è un oggetto che non ho mai trovato. Gli elfi sono buoni quando sono morti, lo senti, anzi, che l'orco dentro proprio. Ecco qua. Non lo so che so, mo accendiamo e vediamo che succede. Però prima damogli un'occhiata, damogli una sistemata a livello estetico, però, eh. Innanzitutto ci mettiamo un bel... Ecco. Che schifo, porco cazzo. Non ce va? Troppo largo. Fantastica. Aspetta che non ho finito, eh. Non ho finito, boh, manca l'elemento... Mi sta prudendo il naso, scusate. L'elemento fondamentale, che non è fondamentale, però a livello estetico sì. Se ci riesco a metterlo dritto come dico io. Ecco qua. Madonna, che silenzio c'è stasera. La domanda è, ce vedi? Io? Ma insomma, perché che ho fatto? Cosa dovrebbe essere? Come diceva Jessica. Oddio no, così arro il terreno però. Aspetta, eh. Ecco così. Aspetta. Con quel coso davanti. Mo vediamo, non lo so. Aspetta. Prima mettiamoci... Aspetta, questo è un elemento fondamentale, porca miseria, per raggiungere le alte velocità. Oh, vedi? L'alettone per stabilizzare. Il tutto. Aspetta. Mi sembra che abbiamo finito, no? Ma ci si sale qua sopra, Link? Ci sali?
Oh, meno male, eh? La minchia mobile. Tuning anni 90. Madonna mia, magari. Questa è proprio. È anni 30, questa, eh. Questa è una roba inguardabile. Ma sta cugina da vola? Non lo so, mo vediamo. No, così l'ho messo instabile, aspetta. Mannaggia, qua ci vorrebbe Mauro Forchieri dei bei tempi. Allora, da sotto, famo da sotto, famo da sotto. Questa dovrebbe solo camminare, mo vediamo. Io mo ci metto pure. Ecco, là c'è sta la ventola, ma che ci famo con la ventola? Vediamo se cammina, eh. Siamo pronti, Capovaro? Pado? Attenzione. Oh, cammina, oh. È favoloso. Oddio. Che figata. Lido Bagnacciuga, Inox Nero. Ma va manca batterie, è possibile? Dai, ci credo che non va a batterie. Ma che saranno quelle batterie? Ma che è sta cavolata? Ma dai, guarda che roba, ma manco Terence Hill dei bei tempi, oh. Guarda che roba, oh. Fantastica, ma ora ci devo mettere due pezzi. Ma a gas, sì, è come la duna a gas. Oddio, solo che non si ferma, mo. Come cazzo? Ah, devo scendere. Oh, no! Ma chi mi ha preso, scusa? Mi devi spiegare cos'è il tetto da va. E quello è per. È per la penetrazione aerodinamica, no? Quello è, capito? È il cuneo. C'è presente la macchina di Formula 1 com'è, no? È a punta, co. E quello dietro. Esatto, è lo spoiler. Poi ci metto pure il DRS, così quando devo fare i sorpassi. No, la do rifata a capo, porca mignotta. Scusate, chiedo venia, però mo sapevo che funziona. Lo sforo la gente. Mannaggia a me, mo do rifà tutto. Mannaggia a me il vizio di non salvavo. Vabbè. Dai, la rifamo che c'ho, tanto ormai c'ho il progetto in mano. Mamma mia. No, ma mi sa che quelle sono le batterie, quindi quelle potevo mettere, il pacco batterie lo potevo mettere meglio. Solo che così non mi ci si aggancia più il coso. L'ala mobile, lo spoiler anteriore. Vabbè, mo vediamo come potremo fare, in qualche modo. Chiedo scudo. Chiedo scudo è leggendario. Ok. No, sta cosa che sto a fare in mezzo. Mi sa che da là però va a pesca, non ci sta, mi sa che devo tornare indietro. Ma tanto poi abbiamo un mezzo di locomozione. Che ci frega. Grande Pippo Caruso. Scudo, a lei. Vabbè, aspetta, l'ho messo un po' asimmetriche. Voi sapete che ci vuole grande precisione nei nostri progetti. Stiamo a lavorare così, stiamo a lavorare. Banco quelli che fanno l'olive sui terrazzamenti stanno così in bilico come noi. Io non so, ne ho viste perché. Sto io, tutte così so. Pronto? Ci si attacca? Mamma mia, che roba! Ma chi sei io? James Allison, chi sei? Non sei nessuno, sei. Adrian Newey, non sei nessuno. Eh sì, eh. Mannaggia, dai. Ecco. No, me sa drizza, però non mi si mette dritta la ruota, ecco, se no pare brutto che sto a dire delle cose che poi non so vedere e mi fanno pure cattiva pubblicità. Ecco, mo, finalmente. Finalmente il corpo macchina è pronto. Voilà. Ammazza che roba, oh. Ma è una figata estrema sta roba, oh. È una figata estrema. Veramente una figata estrema. Allora, queste sono le secondo me queste sono le batterie, se non c'è spiegazione. Perché con quelle che ho io avremmo fatto 2 metri. Sì e no, 2 metri avremmo fatto. Sì, certo. Ah, che ne ci faccio? Ah, rimetto le batterie qua, tanto non fanno luce. Le metto in mezzo, così ci fanno pure da cellula di sopravvivenza se andiamo a frociare. Voi considerate che quello che dico è la maggior parte delle cose sono fregnacce perite, è ovvio che questo non può essere una cellula di sopravvivenza, però fa ride l'idea, no? Guarda che roba! Sembrano quelli.
quei carrelli che si vedono nei film che vanno con la manovella a mezzo, quelli manuali, no? Devo mangiare, te lo ricordate mangiare, se no rimoro. Innanzitutto vediamo se riusciamo a... Ah, vedi che carro armato. No vabbè, ma è una figata atomica. Una figata atomica. Vorrei pure fare un'altra cosa, però non c'ho i pezzi, mannaggia. Vorrei mettere delle paratie laterali per non cascare. A parte che non caschi, perché se metti il pezzo per guidare lui non si schioda da là. Però per fare una cosa un po' più articolata. Poi ci mettiamo lo spoiler stabilizzatore e mo' finito. Salvo, perché sennò non mi vado a rifare ogni volta tutto da capo. Mo' vabbè, vabbè, però ecco qua. Ci vediamo da qua, no? No, aspetta, la metto più avanti. Come era prima. Ecco qua. Vedete questo mezzo? Isotta Fraschini, questa è. Del 1931. Questo è stato il progetto più ambizioso fino a mo', E devo dire che ha funzionato. Sta funzionando, mo'. Lascia perdere che sono morto, ma non è per colpa della macchina che sono morto. È un rover, è vero. Questo è il rover bestemmina, lo chiamiamo. Così c'hai pure un mezzo a tuo nome. Ma quando troviamo qualcosa che suona... Ma... Può darsi. Il valido ingegnere? Eccolo qua. Ma perché mi si mette così davanti? Ah, perché mi fa pure da tettoia, capito? Così lo dimette. Oh, è namo. Manco Walt Disney, io. Salva. Così. Stiamo tranquilli. Mi sono ricordato come si fa la mossa quella dello scudo. Così. No, aspetta, com'era? Oh, l'avevo fatta. Oh. No, questo è l'attacco in salto. Salta. Dai, tieni lo scudo, salta. Vaffanculo, vabbè, sti cazzi. Ce l'ho però, mi ricordo che se fa così. Tieni lo scudo, salti. Ah, eccola, così. E lui scivola sullo scudo. Ne sa fa Link, eh? Fantastico. Ma adesso dobbiamo riprovare il nostro mezzo. Manco la mattella, i men, gli faceva sti mezzi così brutti. No, ma guarda che roba. Oh, vedi che però funziona per paraurti. Favoloso. Tegolas dei poveri. Oddio, Tegolas. Cioè, sono morto per la scossa elettrica di una pianta, cioè, mamma mia. No, oh, no, no, ma mi rotto il cazzo. Io ho salvato dove c'è sta il mezzo, porca mignotta. Non mi rompere i coglioni, Dai. Ma perché lui riparte dal checkpoint e non c'ha colpa. Non mi esprimo. No, 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 esprimiti, ma stiamo scherzando. Io su Z faccio delle cagate impressionanti. Manco le no, tanto me lo devo rifare. Mannaggia. Dai, porca puttana, posso stare serata a rifare questo, mo? Dai, cerco di farlo il più in fretta possibile, cerco di non morire. Me devo curare, prima di partire me devo curare. Niente, non c'è verso, me ne scordo. Vabbè. Mi sa che le batterie davanti. Mi sa. C'ha ragione. Vabbè, ma la progettazione va attraverso la sperimentazione, soprattutto se sei un cialtrone, quindi... Diciamo che te devi imparare sperimentando, no? Ci mancava pure fraccazzo, ma rompi i coglioni. Beh, questo non era previsto, dai. Sì, no, non ho capito perché non mi deve salvare la gippetta. Forse perché è fatto così proprio il sistema di salvataggio. Oh, io ho salvato. E che ogni volta mi devo costruire la gippetta. Mettere sopra l'alettone. Magari le potevo mettere sotto, una di qua, una di là. La fantasia vale più della teoria, diceva Einstein. Ah, ohia. Ah, su quella me frega nessuno. In tutti i campi sono molto fantasioso. Tranne che nella risoluzione dei problemi matematici, là no. Però diciamo che per quanto riguarda il resto, nessuno mi può di niente. Beh, oddio, sulla maneggevolezza di sti mezzi. Ma scusa, ma chi cazzo me l'ha preso?
Mi devo ricordare di mangiare, se no non posso fare sta roba. Abbiamo sprecato mezz'ora a fare sta cazzata, eh. Il motore ad anime. No, qua panda te sgari perché io faccio della roba Zelda proprio incommensurabilmente stupida. Ma è quello il divertente. Cioè, almeno io mi ci diverto poi. Ma aspetta che riesci sto stronzo figlio. Ah, mangiamo. Pure tu. Oh, dai. Ha avuto la macchina, mo far meccanico, giusto, non fa una piega. Guarda sto stronzo. Mamma mia, ti smonto come la raviolina, vieni qua. Braccio di sta Boblin. Ah, c'è sta il coso lì, il polipo. Dai. A ridire le gambe, a ristendi le gambe, gli taglierei quei gambe. Oh. Cerco di fare in fretta, eh. Ma c'era il problema, si chiama Invenzione Inventori, una roba del genere, non ricordo. No, non me lo ricordo manco io. Io mi ricordo che de robe improbabili mi vedevo scommettiamo che, ma ero ragazzinissimo proprio. E c'è stato quello che faceva... Ogni anno c'è stato un altro adesino che portava... mi pare, che portava delle invenzioni assurde, tipo a barchetta di carta. E lui doveva fare i giri dentro la vasca. Pure quello, quello mi ricordo io. Con quel bel divano ampio dove si mettevano a scommettere, che ovviamente non mancava mai la cosciona adulta. Bei momenti. Ecco qua. Questa è la tecnica del butta e metti, vedi? Quattro ruote merdirici. Oh, se va male pure mo sti cazzi, mo ne ho fatta la cazzata, basta. Devo andare a pesca. Ma dalla fretta, oh, non mi viene preciso come prima. Umberto Smaila, quale dici? Ma corpo grosso, eh? Bei momenti per tutti. Non sto rifà uguale perché sennò non mi sa regge la parte davanti, Ranzik. Cerco di mettere un po' più furbe magari ed evitare le cose. Poi magari ci starà pure il modo per conservare sta roba, ma non lo so io. Invenzione inventore era sempre dello stesso autore ed esplorando il corpo umano. Ah no, non me lo ricordo. Era un cartone animato, non me lo ricordo. Ecco qua. Così è venuto un po' più rover in effetti, eh. Provo a abbassarlo un po'. Meglio, no? Io no. Io sono sincero, no. Era sia cartone animato che libri. Ah, no, non me lo ricordo. Ma che c'è stato pure Leonardo, a una certa. Leonardo da Vinci, come direbbe Benigni. Se c'è stato Leonardo, allora forse ho capito qual è. Ah, allora sì, musi, musi. Ma non l'ho visto molto, però me lo ricordo. Io ho fatto il video dei tossici di spa. Ti è venuto il naso rosso e i capelli a punta. Mi ricordo che si fumavano le sigarette, vedi, perché fumare fa male, no? E c'è stato uno stito che si abbruscavano come... ecco qua. Che vi è stato a perdere. No, è il telecomando? Oh, ci arrivo qua, piallo. Sì. Capo, ti sei scordata la chiave? Mannaggia me. Salva, guarda che cazzo stiamo a creare. Buonasera. Aspetta, eh. No, dico, ma stai a vedere che roba. Già l'abbiamo provata, eh. Comunque non capita una cosa. Cammina. Sì, sì, esatto, c'hanno tutti quelle due facce lì. Slava Luca. Sapete che roba? Manco la Red Bull fa sta roba. Guarda, eh. Eh? No, dico. Sono messo male. Guarda che derapamento. Guarda come stabilizza stallo. Non ci potete credere come stabilizza. Fantastico.
No, ma è una figata estrema. Guarda che cazzo ho combinato. Porco cazzo, questa è una roba super, per me è super. Ma vedi che roba, oh. Ma guarda come fila, oh. È incredibile. Manca il pannello. Eh sì, alla ricerca di pappesca, vattela a pesca. A dir poco anomalo, devi brevettarlo, sì. L'invenzione più scema dopo la mela che state... Vabbè, a barzelletta con la... Oh, dei pezzi nuovi, fermate, aspetta, aspetta, possiamo... Possiamo migliorare il nostro mezzo. Mamma mia, fermate. Onde renderlo un po' più sicuro. Mamma mia, che sciopega, porco. No, ma no. Mi piace che la fiducia è proprio tanta, proprio l'apprezzamento si sente proprio. Ma chi sono io, Babbo Natale, eh? Oh, mo sì. Mo è proprio Panzer Division. Una cabina delle morte. È più o meno. Questo che cos'è? Aspetta, eh. Da mo sto fissa con l'aerodinamica, capito? Devo fare una roba proprio... Dove cazzo è andato a finire? Ah, eccolo. Dicevo io. Ah, oh, favoloso. Favoloso. E così se uno c'ha fame, capito? No, è venuto una merda, aspetta. Più giù, ecco. No, o rimetter là. Oh, ma se io lo voglio mettere più giù, ma fatti i cazzi tua, no? La Simon fa la ruspa, no! È favolosa sta roba. No, me l'attacca... Eccolo, 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 me l'attacca qua. Qua lo devi attaccare. Oh, mo sì. A che serve il secondo sedile? No, questo è sempre un alettone, per... capito? Vi racconto la barzelletta, Clara non ha le braccia. Ma chi? Quella di Heidi? No, quella non c'aveva le gambe. Ora di Kennedy. No, di Heidi, di Heidi. Mm. Se l'avete Salvini... Che fa? Perché se l'avete Salvini, dici? Piano piano. L'ultimo, guarda, veramente metto questo e poi sto a posto così. Anzi, c'è sta un elemento che vorrei mettere, ma se non mi si attacca più non lo metto, eh. E dai, non farò strunz. Vabbè, senti, sai che ti dico, vaffanculo a te tu sto stronzo. Mettiamo la targa, così se ne parla più. Ecco qua. Madonna, mo sembra proprio un carro... Il carro del giuramento di Pontida, che è sta roba? Il carro allegorico. Vedi quanti vecchietti ha. Esatto. No, volevo mettere la cosa per l'autoradio, ma è troppo. Questa ci destabilizza troppo. Però potremmo fare una cosa. Mamma mia, che figata. Mamma mia, che figata. Questa è proprio una roba d'assalto, porca miseria. Non so quanto ci durerà, ma... Questo penso che dopo la mongolfiera... Non so se sta a pari merito con la mongolfiera che abbiamo fatto quella volta al Sacrario, ma... Sicuramente... No, beh, ma almeno mettiamolo dritto, porco. Diciamo che merita un posto al sole delle mie invenzioni più scialbe. Ecco, lo sapevo io. Al millimetro lo devo mettere, oh. Dai. Vabbè, vaffanculo, eh. Sembra quella degli antenati, porco cane. Aspetta, eh. Aspetta che vi recupero, ho visto qualche scritta. Olè. Ah, la ruspa. Panzer Division Marduk, esatto. Avevo detto che ci riprovo, toc toc. Chi è? Fraccazzo. Max, questo è da meme Panzer Division. No, ma è una roba bellissima. Ma tu, voi guardate la fierezza di questo mezzo. Guarda che roba. Di sicuro non cara, lo sapevo, eh. T'avevo danato subito, panda. Diciamo che non è proprio drittissima, però... Non vorrei mo spostare... Questo bisogna metterlo dritto, scusate, ma io non posso vedere robe storte, eh. Oh, mo sì, che cazzo, eh.
guarda che roba, questo è proprio, mamma mia, che orgoglio. Siamo pronti per la Formula 1. Grande Link, vai, proviamo questo mezzo strabiliante. Non cammina più. Ho bloccato le ruote dietro. Non ho bloccato le ruote dietro. Che coglione. Aspetta. E dove va sti cosi? Perché ho bloccato le ruote dietro. Forse solo quella là ho bloccato. Vabbè, dai, la levamo. Mi sa che l'avevo sollevato da terra, apposta non camminava più. Vabbè, sta cacciara alla fine, ci ho messo solo la targa, vabbè, dai. Sti cazzi. Ciao Luca, ma sapete che cazzo ho creato? Scusa, No, scusa, Buonasera. Aspetta che mo te famo l'SO, se... Che stai a vedere? Ergarelli. Ma come Ergarelli? Ma guarda che fierezza questo mezzo. Che te sei... L'inizio è una roba incredibile. Grazie, Salva. Ma stai a vedere che roba? No, ma guarda lo spoiler stabilizzatore. Guarda. Penetrazione aerodinamica al 18%. Guarda che roba. Ma questa è una roba strabiliante. Allora, quelli che sono pirati... Mo' famo i seri, dobbiamo pure ammazzare qualcuno, Dobbiamo trovare il villaggio di Pappesca. Su tele... Com'era? Telelefantino, quella dove stava che piava per culo Guzzanti. Un'opera incredibile. Ma come hai fatto a fare una roba del genere? Non riuscivi a costruire un triciclo? Guarda come si arrampica. Ma tu stai a vedere che roba, È un enduro. Porco cane, guarda che roba. Cioè, stavano quelle cose che sono delle batterie. E poi il resto, ho trovato i pezzi, ho montato il tutto e funziona, Ho fatto tipo 3-4 prove prima di trovare quella giusta. Ma mi sa che qua va a pesca, non c'è sta. Mi sa che stiamo a sbagliare posizione. Mi sono perso una batteria. O finisce dopo un po'? Mi sa che finisce. Oddio che sola, non mi dire. Infatti dove sta sto va a pesca? Aspetta, vediamo un attimo, controlliamo. A voglia, sono andato troppo oltre. A meno che non sta qua. Io devo trovare la cosa, la mappa, per capire un po' meglio ste coste, perché così non si capisce un cazzo. Magari con la mappa fatta bene così, qualcosa capisci, capito? Vedi, qua si vedono delle rovine, della roba. Ah sì, ma scusa, io sono d'accordo con tutto, io gioco sempre... Ma perché ti mescola donne e uomini quando la realtà non è così? Ma che cazzo vuol dire, boh? Vabbè. Mi sa che le batterie finiscono, perché quella è schioppata. Quindi il nostro mezzo ha vita breve. Mannaggia. Vabbè, Beh, intanto però... Se lo siamo visto. Faccio pure la retromarcia. Madonna mia. Ma stai a vedere che roba, Se quando falliscono quelli, serva? Vedete che sta scherzando. Sono dei consigli di amministrazione che sono più grossi della Tanzania. Del governo del Tanzaneo. Figurate. No, un video. Nonne, grazie. Grazie per la sub, nonne. Per la resub. 7 mesi. Ricordiamoci. Nonne è il primo subscriber in assoluto del canale. Come stai? A parte esudato, perché penso che stai sudato come noi. No, nonne, ma che mi dici di sta ferrarina? No, scusa, Che ti fa... Aspetta, ho controbato. Con l'anello del barba c'è Spavier Congo, detto romano. Ahoia, è vero. Vicolo cieco. Ma sai, dobbiamo abbandonare il nostro rover. Perché io devo tornare indietro. Mannaggia, guarda, Non vedi Link, comunque, che è Mickey Biasion, che pilota, Sta a vedere, nonne, che spettacolo. Ma guarda come poi, come è flessibile. È proprio come una Formula 1, capito? Non è rigida all'aria, ma si piega e si flette in base al carico che deve ricevere. Favoloso. È ovvio che è tutto molto non voluto, però funziona. Altro che la... Mamma mia! Vicolo cieco, vicolo non vedente. Ebbene, sì,
Certo, no, slovacco. Scrunch. Ecco la moschia, ho paura la batteria, dove vanno a piedi, guarda. Ah, usiamo le mie, vedi? Ah, mo c'ho la mia. Però mi sono perso il pezzo, come... Eccola, 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 fermate, fermate, fermate. Ma che sta scherzando? Ma queste ce le metto subito, le innesto subito sulla nostra macchina. Hai costruito qualcosa che non va solo dritto. No, ma soprattutto che funziona. L'unica cosa che funziona, che ha funzionato era la... La mongolfiera, quella con cui ci ho portato le pallocche sul sacrario, no? Quella ha funzionato, però poteva andare solo in su. Invece questa è polivalente, oh. Ci posso fare tutto. Tiè, guarda che roba, vedi? Basta smontare lo spoiler e cambiare le batterie. È il futuro dell'automotive adesso. Vedi? Richiudi il cofano e vai. Ma che meraviglia. Favoloso. È un po' difficile salire, quello sì. È un po' scomoda, diciamo. Ci vorrebbe un predellino. Ecco qua. Va. No, no, so come Emmett Brown. Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade. Magari i cingoli, sarebbe una figata, ma... Non lo so che voi siete ambiziosi, ma godiamoci un successo alla volta. Anche perché non so se... Inox nero, quello sarebbe da ammazzare, ma non adesso. Io voglio andare prima laggiù a vedere se c'è stava a pesca. Poi ripieghiamo sulla torre. Tanto mo le batterie finiranno prima o poi. Ma guarda come cammina sta roba. Ma cioè io non mi capacito. Guarda che aggressività, oh. Ma sta a vedere che roba. No, per il momento direi proprio di no. Mi dà molto l'idea di uno che mi ha dato schiaffi e mi manna per terra. Impara delle gente dei primi del Novecento che cercava di creare nuovi veicoli. Assolutamente sì. Bello come l'hai completamente ignorato. Sì, sono passato vicino proprio alla grande. Senza dirgli niente. Né bello né brutto, gli ho detto. Occhio, quelli elettrici là ci sono morto prima, No, ma che... È una roba favolosa questa qua, raga. Cioè io l'altra volta ho visto le ruote, ho visto la cosa, ho detto qua dobbiamo fare un mezzo. Va meglio della Duna, ma assolutamente. Va meglio di qualsiasi cosa che abbiamo mai costruito. Almeno noi, poi dopo il resto. No, ma c'è sta cosa aerodinamica, mo sta un po' messa a cazzo di cane, però guarda che roba. Bellissima. Non ci vede davvero Link, non so come sta a guidare. Prima gli avevo messa meglio. Mo sta a fare la guida tipo Luke Skywalker, sta usando la forza. Usa la forza, Luke. Ma se tu strigni a morte, che forza, un par di coglioni, eh? È uno spazzaneve sportivo. Esatto. Fine prima batteria, mi sono perso la parte anteriore. Infatti va più piano, guarda che roba. Peccato. Dovrei seguire quel coniglietto che mi porta dal rospo, eccolo là. Vabbè, famoselo questo, dai. Tanto questa la parcheggio fuori, che me frega. Recupero pure lo spoiler, così dopo. Guarda lui come si muove, è bellissimo. Cioè, per me, io mo non dico perché così, ma... Cioè, io, dopo che fai una roba del genere, no? Cioè, tu già hai concluso la serata, capito? Già ti sei divertito. Che cazzo vuoi di più? Cioè, io mi sto sgaraggia. Va bene così, capito? Ok, vediamo se troviamo il... Grotta del Lidorato. Lidorato. Vabbè. Non ci abbiamo mappe, non ci abbiamo un cazzo, però... Lo spirito esplorativo, quello, non ci voleva nessuno. Quartufo nero. Tartifon. Banco Gorgine... No. Voglio il Goti, ma sicuramente qualcosa, cioè Zelda non può rimanere senza premi, sicuramente qualcosa vincerà. Da come fai, ma non vedi che robeo. Quando prendi la scossa dal sussulto ti farà cadere l'arma che stai impugnando. Marca mignotta, guarda, mi definimo l'arco, eh. Ah. Queste sono interessanti, le cose elettriche. Queste sono molto interessanti, se si possono mettere sulle frecce. Mi fanno come quella pianta che c'è, con la quale siamo morti prima. Fammi una prova subito.
Tanto mica pagamo. Corto. Lo vedi? Gli fa, gli fa. Mi domando perché Savage bazzichi da quelle parti. Cesso, Frank. Eh? Eh? No, no, non adesso, Ed. Dobbiamo lavorare. Basta che sganassone che ha preso. È enorme sta caverna. Chi vuole la guerra? Noi la vogliamo. No, direte no. Avevo quasi quasi pensato che fosse ISP. Poteva essere, sì. Comodo, no? E ci morirai qui. Comodo, no? In bocca. Non c'entra. Non c'entra. Sarebbe stata una figata. Lui, ma te conosci Umberto Eco? Ah, ma sì che lo conosce. Ma chi è che non lo conosce? Beh, uno lo so, lo conosco che non lo conosce. Non diciamolo però. Madonna. Ma che cazzo ci sta qua dentro? Dai, qualcosa ci deve stare per forza. Guarda quanto è grossa questa caverna. Incredibile. Cuspide ancestrale. Un oggetto simile a un pugnale in grado di spazzare via un nemico. È troppo piccolo per essere usato come un'arma, per cui viene usata principalmente come punta di freccia. Buono a sapesse. Buono a sapesse. Una sola però me ne dai. L'ho rotta. Porco cane, devo fare qualche altra arma. Sono rimasto con poco. Oh, infami. Guarda, eh. Oh, non vedi. No, vabbè, clamoroso. Ma ho parcheggiato la duna, si affaccia Ubi. Alzo le mani. Fammelo sfogà. Buonasera, Ubi, come stai? Sei rimasto con le pezze al culo? No, no, ma mo le rifacciamo le armi. Mamma mia, sei perso un pezzo, Ubi, guarda, mi sto sgarrato solo. Come stai? Grazie per il beat. Madonna. Sei rimasto caldo. Aspetta, che c'è la suspense, perché sto aspettando la risposta di Ubi. Che non arriverà. Con l'arma buona. Ah, che schifo questi mortacci vostri. Ma è pure elettrico questo, eh. Che caverna di merda, guarda te, eh. Grazie, Salva. Ieri poi sulla storia ho scritto... Ah, luna rossa, che coglioni. La luna tinta di rosso. Con sto dinto tutta la sera, con sto dinto, dinto. Grazie mille. Ah, non riuscivo a capire che disegno fosse, mo ho capito. Porco cane, raga, sto qua. Scusate la luce bassa, come ho detto per chi c'era dall'inizio, ma più alta di così mi devo procurare del pan grattato. Almeno me pano direttamente. No, se no non è possibile. Guardami di risassi sta merda. E mori. Guerra di bit, a quanto pare. E Luca non ci sta. Fantastico. Dicevo, sulla storia ho scritto intesa invece che intensa. Cioè, ma autocorretto intensa in intesa. Ma fatti i cazzi tu, correttore, no? Me ne sono accorto dopo, ma no, te rifà tutto.
Tanto era bello pure intesa, dai. No, era bello ste guerre stellari di Bit, eh? Simpaticissimo. No, lo dico davvero, eh. Perché poi c'è sta Zach Wilde che fa thank you. Thank you. Tutto creato da Ubiball, che ha fatto di per fruttarolo. Ah, guarda, stiamo tornando indietro. Facciamoci un'arma con questa clava di merda. Vediamo un po' se c'ho qualche corno. Cornus. Cornua Feret. Vediamo un po'. Qualcosa c'è. Eccolo qua. Prendi in mano, zingaro. No. Clava di legno. Perché non me lo fa mettere? Vabbè, piamola così. Grazie, Salva. Grazie, Bibit, grazie. È tutto qui. È stato a far sgarare. Questa è tutta la tua magia, Saruman. Ecco quello che diceva. Salgemma, buono. E questo che cazzo gli tiro? Qualcosa che fa acqua da tutte le parti. Visto che è elettrico. Quanto è dura la verdura? Ubiball fai schifo. Non glielo ho detto, cioè io uccido, per carità. Grazie Luca. Madonna. Ma come fate poi a farli così albero di Natale? Devi scrivere Ciruno, Ciruno, Ciruno. Fai copia e incolla, come fate? Io scrivo sempre frecce pare e cifre pare, per quello non mi ritrovo. Isolamento elettrico, così. Selezioni l'icona e premi sull'icona. Ah, ma io ho sempre fatto col comando manuale. Questo ti fa capire che quando ne capisco io di Twitch. Nugaz ne capisco io di Twitch. Arco del golem rinforzato. Ma quando cazzo mori domani? Oh. Raccattiamo tutto. Don Raccatten. Un frutto che genera elettricità. E questo si sapeva già. Gastrolite di liche elettrico. Liche, gastrolite. Lo dice a me che uso per la prima volta i bit. Chiamati bittini. No, bittini no. Bittini sembra... Bittini Craxi mi ricorda a me, capito? Mi piace. I bittini che... Intanto ce li chiama il 97% di quelli che ho in lista su Instagram, quindi. Diciamo che lo strano sono io. Guarda là che c'è. Questa si rompe, oh. Dove cazzo sta la bomba? Ormai c'ho l'occhio, no? Per dindirindina. Non esci da fuori questa per dindirindina. Non l'ho mai vista. Occhio di falco. Dopo God fino alle 3 del mattino. Sì, come no, aspetta. No, no, ma... Ho capito. Sono scemo, ma no fino a sto punto. Non le usate quelle là. Fatemi sto favore. Ma non perché io, perché magari se reclama qualcuno, capito? Questo deve essere proprio un... Come si dice? Un avulso da quel contesto là, perché se no, ripeto, a me non me ne frega un cazzo proprio, ma proprio guarda, però hai visto mai tu? Eccolo! Il rospettro! È di brutto il rospettro. E vai, va. Ma già, non... ah, già è morto, sì. Ambra, l'auricolare. Questo non... Ah, poi io non ho preso il... Una cosa importante... Vabbè, stasera non credo ci serva, Però... Non ho preso... La nostra guida dell'esploratore. Stasera mi sono mangiato le costine. Costine di pollo? Come costine di pollo? Perché te ci mangi quelle costine di pollo? Che schifo.
Beh, no, aspetta, se l'umano sei te, sì, ma se l'umano è uno, oh, capito, gustoso. Guida? No, su appunti che prendo io, nonne. Perché mi sono accorto che sennò non mi ricordo un cazzo delle cose che mi dicono i personaggi, perché te ne dicono talmente tante. Allora, con questo c'ho sempre una direzione, capito? Un qualcosa da seguire. Il corpo di Cristo. Era un corpo niente male, ho visto che addominali, io. Mi sembra che qua abbiamo fatto tutto. Non ho visto... Ah, questo no, però questo non l'ho rotto. Normale, sì. Da ragazzino scrivo come i medici. Mo invece scrivo come... Mi fanno proprio i bietti d'auguri quando li devo scrivere. Che ne so, forse disegnando mi è venuta una mano migliore. Ma qua lo scrivo stampatello, su questo qua lo scrivo stampatello. Che caldo. Certo. Io proprio l'autografo manco, non lo potrei manco fare volendo, perché mi viene sempre diverso la firma. Quindi su eBay poi mette 10 versioni della stessa cosa e nessuno deve dire niente, perché tanto non mi viene mai uguale. Ma veramente non mi viene mai uguale la firma. Ma che cazzo stai a fare? Allora, fatemi rimettere il... Eccolo! Bubi, buonasera, come stai? Grazie Bibit. Scusate, telefonata? No, ma figurati. Grazie, hai scatenato una guerra comunque. Eccolo! Ma che cazzo ci metti l'occhio? Che si racconta? Che dici? Porco Giuda. Vediamo se questo... Gondor risponderà. Gondor? Dove era Gondor quando cadde l'Ovestfalda? Mi ha rotto un altro arco già, madonna. Sto rimanendo senza archi, oh. Apri sta cazzo di bocca, stronzo. Mi sto a fan cazzo a questo, incredibile. Manco della troppo qui. Benastro, amico mio. Beh, troppo caldo. A chi lo dici, porca puttana? Ma non vedi come sto con le luci basse? Su, rosso come una ceramica greca. Una creta. Un vaso, insomma. Hellbound, gran gioco. Non me lo ricordo. Mi ricordo la canzone dei Warlock, però. Il Tedoro. Un vaso cretino, pure. Guarda che bello, c'è zampette sto essere schifoso. Ah, apri sta bocca. Qua talmente umide che le zanzare fanno associazione a delinquere, mamma mia. Per i tuoi calzini li mettiamo in vendita a 200 euro. E che ci fai con i calzini miei? Manca di capito, c'hanno quell'odore che potrebbero interessare, sono proprio neutri. Ok, cioè. Io non so se questo fa danno d'acqua, ma ormai l'ho tirato. Ma io cazzo lo so, scusi. Hai rotto il cazzo, c'è da fare noi, eh. Ci sarà qualcuno che ricompra? Beh, da me non credo. Porco cane. Oh, ho finito le armi qua, eh. No, eh. Cazzo, se mi ammazza mo rusico. Mi ha rubato lo scudo di legno, sta merda. Mamma mia, lo sfonno, cazzo. Io voglio un pelo della barba per provare a clonarlo. Ma il mio? Ma che siete matti? Ma che bestia di bagnato a cena? Oh? Questa non è zoccostine. Queste sono crostine. De Chernobyl. Voi vedete che ho fatto una cazzata? Ho unito l'arco. Ecco perché non c'ho più archi. Perché l'ho unito. L'ho unito alla mazza, guarda. Mazza che sveglie, però.
E dai, e vai giù, Cesare. Ma che cazzo sta a dire? No, non credo proprio. Sicuramente non da mio DNA. Oh, meno male, va. Guarda il cazzo di arma, oh. Mannaggia, guarda, devo. Lo scudo, questo era mio. Il tesoro è mio. Stunk. Arco della concentrazione. Arco della andata degli Sheikah. Si dice che l'arciere si concentra prima di lasciare la freccia. È possibile colpire bersagli molto lontani, come se fossero vicini. Mamma mia. Delicatissimi. No, ma non c'ho sto culto della personalità, per carità. Anzi, se ci fate caso non faccio mai reel quella roba là, dove uno se piace molto che si guarda, no? E se parla. Mi limito alla promozione più semplice possibile. Non che ci sia niente di male, naturalmente, per carità, ma non so tipo. Poi Rex O'Brien, un po' di Gears 5, Rise on... È brutto Rise on of Rome, Lu. Oppure, bene o male, te ci stai a divertire. Io perché me l'ho trovato veramente brutto. Te giuro, l'avrei pigliato a ammazzate io, quello che è il protagonista del gioco. No, no, Rise era brutto dal giorno zero, Sarba. Dai. Diciamo le cose come stanno. Dunque, io dovrei sfondare sta parete. Ce l'ho il freccione bomba? Sì, ce l'ho, l'ho presa. Oh, certo, è una cosa un po' più comoda, eh. Ma non finisce più. Ma non mi dica un pozzo questo. Ah, un video. Porca miseria. Non è il pozzo dove cantava la pazzoide, però, eh. Pozzo dello stallaggio dell'alto piano. Ma dove cazzo sto? Ma no, ma dai, ma che davvero? Ah, questo è un altro. Ah, vedi. Questo è un altro, non è questo. Quello è quello dove cantava la signorina, come si chiamava, non mi ricordo. Me lo so segnato? Porco cane, oh. No, non me lo so segnato come si chiamava, perché tanto non ce ne fregava un cazzo. Vabbè. Purtroppo abbiamo lasciato il nostro mezzo una grotta che porta a un pozzo, sì. Tramite sfornamenti vari. La signorina buonanotte. Hai capito qual era però quella che canta? Devo cercare la torre. Devo cercare più la torre, perché sennò... Più la torre magari no. Fatemi vedere la direzione di questo sacrario. Così vado su una montagna e guardo. Flare Simulator lo sto provando, però troppi tutorial. Un po' mi annoia. Lo so, ma là sono necessari, Luca. Come fai? Come fai? Non puoi fare altrimenti là, no? Eccola, la patata. Dove cazzo sta la torre qua? Se no va a pesca non lo troverò mai, io così. Mannaggia. So, riflette un secondo, eh. Vabbè, tanto andiamo a far sacrario, così cambiamo aria. Consumatore bellissimo, tanto di cappella. Va a recuperare la chip brutalista. Quella mi sa che ormai siamo dimenticata là. Non so se mi rimane, capito? Se il gioco conserva a memoria di tutto ciò. C'ho paura di no. Vabbè, comunque è stato divertente lo stesso, dai. Come facciamo sto sacrario? Perché cerchi va a pesca? Perché voglio vedere se riesco a liberarla dai pirati. Mi sono dato una missione io da solo, così. C'è sta la mercante che ti dice che lei abitava a pesca, poi siamo arrivati qua, ci stanno altri che ci hanno detto che ci stanno i pirati, quindi voglio vedere... La voglio vedere sto cazzo devo a pesca, com'è ormai. Tanto io qua non ne faccio proprio, capito? Come te gira
Il vento vado. Queste palle, che coglioni. Dunque. Sì, sì, fai bene. Ah, meno male. Per me sto a pesca. Sì, no, ci devo arrivare assolutamente. Cioè, non si discute proprio. Il problema è mannare questa davanti. Ah, mo te voglio qua. Mo te voglio qua. Ecco, ho capito. Vai, una bella caracca. Mazza, che delusione. Ma che? Quando arrivi là ci sono altre missioni simpatiche. Ah, il fatto che sia verticale e orizzontale qua odora di mongolfiera. Vabbè. Al primo step l'abbiamo fatta, era piuttosto semplice. Quando arrivi là ci sono... Ah, ok. Ma io guarda, mi sono segnato tutto apposta, nonne, perché c'è stato degli NPC che ti danno le missioni, ma tu non c'è un registro in cui ti dice tizio ti ha detto questo o ti ha dato questo indizio. Lo devi ricordare da solo. E quello a me mi piace. Erano secoli che non piavo appunti in un gioco. Ma secoli proprio, eh. Dunque... Stomf. Lo sapevo che non ci arrivavo, guarda. Riprovo, eh. Beh, questi sì, questi sono obbligatori. Questi non c'hai grande scelta, in effetti. Ma se consideri quanti sacrari saranno in tutto, penso che sia una roba spropositata io, eh. Aspetta che devo capire che c'è da fare con questo ciocco blocco qua. Ah, davo più peso. Porco che... Madonna, ma chi sono? Antonino Zichichi detto il pomata. Pam! Lo vedi? Oh, a fisica io c'avevo 4 fisso, eh. Però questo è proprio... l'ABC. Dato un peso a un imbecille che... con un blocco, vedi? Se riesce a mandare la palla sul pallocco. Questa come è uscita? Boh. Non lo so. Allora, aspetta. Questo è complicato, eh. Questa devo mannare. Sta palletta di qua. E poi quella sicuramente fa uscire l'altra palla che va di qua. Anche perché se io... Aspetta, là c'è sta un... C'è sta uno scrigno che non ho idea di come si prenda quello. Non saci. Mo piano piano ci arriveremo. Fatemi studiare la situazione. Anche perché questa che cazzo ci faccio qua? È corta, eh. Non c'ho pezzi da aggiungere. Devo trovare qualche pezzo. Eccolo. Naggi ciechi di Sorrento. Forse si prende così lo scrigno. No, prego. Vabbè. Abbiamo scoperto che... Come funziona. Dunque. Mo ce penso dopo, mo vediamo se potevo fare sta roba qua. Pam. Dovrebbe uscire una da là sopra, dai. Lasciamo per carello di Indiana Jones. Solo che questo mo va al contrario. Come cazzo faccio? Meraviglia delle meraviglie. Aspetta, come ci arriviamo sopra? Non devo muovere. Mo? Aspetta che devo capire come cazzo devo fare, mo io. Ti pare facile a te?
Lo devo cominciare a fare. Muove? Possibile. E poi? Che cazzo famo? Oh, se ci avete idee, eh? Siete sempre liberi, di dirmi. Visto io non sto a cavare un ragno dal buco. Ah, forse ce l'ho, aspetta. Ce l'ho. Vabbè, tu lo sai, non vale. In effetti no, tu non vale. Mi piace vedere il tuo pensiero laterale. Lo so, ma a volte è talmente laterale che... Oh, aspetta, si è mosso. E che, si è messo pure i garzoni? Questo è uno sketch di acqua e sapone. Quando lui frega i garzoni al morto. L'aggeggio che ti fa salire. Ma quale? Quello che... Ah, brava, sì, e poi però come lo muovo? No, sul fatto di annaccia sopra, ok, ma poi... Vediamo se da qua... Aspetta, questa non è una cosa da sottovalutare. Vediamo se ci riesco da qua. Reverto potrebbe essere utile. Ce l'ho. Se io lo mando da là... È abbastanza facile come cosa in realtà. Se lo dici tu, io non trovo. Io veramente le stupidaggini mi incarto di più delle cose difficili, perché... Guarda, non si muove. Oh, ho appena costruito un rover aerodinamico che sembra una Leighton House di Adrian Newey. Non ci riesco. Guarda, non si muove. Cementato, È cementato. Ex-Pro, buonasera. A forza di seguire le tue live è come se avessi giocato a Zelda, all'Alessio Pianesani. Più o meno, sì, Ma tu che abbiamo creato prima, ex. Abbiamo fatto un rover con tanto di spoiler posteriore. Una Formula 1 era. Grazie, ex-Pro. Grazie dei beat. Stasera ci vuole una storia lunga così, con tutti i beat che mi avete dato. Grazie. Ci metteremo una foto che merita, che è degna dell'evento. Grazie mille. Ma perché va in discesa, scusa? Diventate il Crash Bot a forza di essere... E poi? Non ci riuscirò mai a capire che cazzo devo fare. È duro questo, Una bella foto di Perace, così unisci tu... Sì, se io comincio col Perace non finisco più. Fidate. Mancano 13 giorni, madonna ex, non vedo l'ora, guarda, per te. Non puoi capire che roba è sto gioco, è una roba clamorosissima. Ciao! Guarda chi c'è, la Robby! Che si dice? Nasdarobie? No, quella è russo. Che dici? Tornati? Non ho visto più update, quindi presumo che... O siete tornati o hanno rapito i rom. Purtroppo, lo so. Mi mancano le avventure con la cartina a me, devo dire. Mi avete fatto fare un bel... Orco giudaccio! Un bel viaggio. Mi dispiace solo per la mia famiglia che vorrei passare vacanze con me e non con Link. Lo so. In effetti. Stasera stiamo tutti a guardare Amx. Me, sì. Tu, Robby, devi vedere la prima parte di questa live, perché ho creato un mezzo di locomozione che veramente... È una roba per cui... Non so come dire, sono ingenuamente fiero. Al mare prendi i figli, gli metti i braccioli e gli attacco. Ci vorrebbe. Non so cosa fare, quando finirà, diceva Piero. Idee? Ah, aspetta, se quello si caccia? No. Speravo che fossero uno di quei chiodi che si sfilano.
No. È difficile? Aspetta, se io faccio questo qua, che cazzo mi guadagno? Absolutamente niente. Anche perché se io metto... Ma questo non ci arriva là. A metterlo qua sopra più a rincorsa tipo... Ma non la via rincorsa perché è tornato indietro prima. Non ne ho idea. Non ne ho idea, non ne ho idea. Aspetta, me lo provo a avvicinare. Oh, hai visto mai? Hai visto mai? Basta che non si muove. Bene. No, ma vedi, ma stasera mi sta a fare proprio... diventa viola. Grazie Robby. Grazie mille per la sub. Te lo dico pure in ungherese. Dash da Roci per gli gnofi. Su boschi. Grazie mille. Non era ungherese, era una cosa inventata. Grazie mille. Se ci vai sopra e fai il reverto... Mo ci provo. Grazie. No, se faccio il reverto me lo rimette là sotto, guardalo. Guarda, Vedi, me lo rimette là. No, ma dove cazzo vai? Volumesh. Volumesh che vuol dire che non, prima te scivo e mo non te esce. Pardon. Pardon. Allora, io dovrei fare una... Voglio fare una cosa atletica, aspetta, Provo a fare una cosa atletica, vediamo un po' se mi riesce. È l'unica. È l'unica, aspetta. Prova a fare come dice Luca, però lo mando a mano io il carrello indietro. No, perché non ce va, mannaggia. Mi basterebbe poco, sa? Oh, così, bravo a papà, vai. Giù. Voglio fare una cosa alla sta schiaccia. Ma non si muove, porco cane, ma che decoccio, Ah, proprio ce lo porti a mano così, o in lavatrice. Sto segreto, già mi ha rotto il cazzo in tre parti uguali, Volaci! Ma come? Non ce la faccio, non ce la faccio. Come faccio? Paravela, no, sì, paraculo, no, no. Non c'ho pezzi per fare cose alternative qua, capito? Non c'ho leve, pistoni, roba che mi può... Da una mano da oltre il pensiero dei programmatori, non lo so. La pallocca che ci faccio là? Beh, basta crederci, come no, sì. E che so, Ratman. Che cosa squaglia? Allora, aspetta, Che sia che questo debba andare di qua, penso che sia la palissieno, come direbbe Lino Banfi, ma perché... Aspetta, fammelo appoggiare un secondo. Ma io le posso alzare i binari qua? Col cazzo, se no ci mettevo... La palla la puoi portare sopra. Quello volevo fare. Quello vorrei fare io adesso. Vorrei portare la palla e... Ma la palla torna indietro. Ma dai Max, è facilissimo. Oh, ti giuro questo mi sta mettendo in crisi. Mi sta facendo stupidissimo. Sto sacrario. Più di quello che sono in realtà. È facilissimo. È quello sulle cose facilissime che a me me lo mettono interposto. A parte che ho perso talmente tanti sali minerali che fra un po' posso aprire una salina io. E venne il sale di contrabbando. Però no, quindi non c'ho energie, però non ci arrivo. Schiaffeggialo. Ma l'ho preso a pizze, non mi parte. Guarda, stai futtendo. Madonna. Mi serve un pianoro onde. Ma vaffanculo, vai. Aspetta. Oh, do cazzo vai. No,
Vieni qua. Usa lo slancio come fatto con la palla. Come lo slancio? Ma la palla io ci ho messo un... Gli ho dato una bo... Aspetta. Aspetta un po'. No. Volevo mettere tipo questo qua. Ho capito come dargli una botta, ma come cazzo si fa? Questa è un'idiozia proprio di quelle... È orribile sta roba. Ma perché... Che imbecille. No. Aspetta, lo slancio come fatto con la palla. Ma io la palla l'ho tirata sempre con le pale, cioè, scusate il gioco di parole, ma sempre con le pale quelle lì l'ho tirata, quindi come cazzo è possibile? Questo non mi si spiccica, questo non mi si sposta. Questo fa solo avanti Andrè. La paletta invece come parte? Mi fai piangere, lo so. Lo so, ma io mi rendo conto che a volte c'ho dei tratti in cui mi si oscura proprio il cervello. Come ha fatto a costruire il capolavoro di prima e spiega? Perché quello non era sotteso ad un ragionamento altrui, capito? Invece questo io devo interpretare il ragionamento di qualcun altro e non è semplice per me. Non so se mi spiego. I segreti che mi sono venuti meglio su quelli dove potevi fare come cazzo dicevo io. Ho capito come si fa. Vai, dimmi, bestia, vai. Dimmi. Che domanda un altro carrello? Ma no. Hai un pezzo in più. Ma come un pezzo in più? La tavola... Come per orizzontale? Ma questa dici? E che ci faccio? Aspetta, come dici te? Per orizzontale? Così? E poi? Torno indietro se io la metto qua, guarda, 92 minuti di applausi. Torno indietro, che gli faccio io? No. Sul culo del carrello. Do le botte alla paletta sul culo del carrello. Scusate. Così, tipo. La metto qua e poi la via a sbuffettoni, così. E quando affitto? Sul culo del carrello, Ma così? Ah, perché gli do il peso! Ah! Aspetta. Per dargli il... Orco cane, mi credo che ero scavato sotto. Una cosa del genere. Quindi devo dare peso al carrello, ottima idea. Vedi che siete più intelligenti di qualsiasi essere umano che sta streamando, cioè io. Io sono un cialtronazzo di quelli proprio da sbarco. Allora, lo metto qua. E vabbè. Questo ormai è assodato, no? Poi mettiamo questo che gli fa da contrappeso. Vediamo se lo metto dritto che succede però prima. Vai. Beh, perché sì, perché è così. No, così forse no. Oddio. No. No, c'è il peso in avanti, lo devo mettere il peso allora invece che sul culo. Aspetta, Devo rifare una specie di spoiler, vuoi vedere? Mamma mia, che monnezza, porco cane. Posso dare? Certo, direi che è ora, visto che sono 10:30. Se vuoi, dammelo. Sì, sottile col consiglio. Sei un cialtronazzo da sbarco, esatto. Un po' troppo. Però ho capito che volevo fare. Volevo mettergli peso davanti e dai. Porco cazzo, me lo faccio come la Formula 1, guarda. Attacca qualcosa alla pala. Ma come attacca qualcosa alla pala? Aspetta. Aspetta, voglio vedere se ho capito. Aspetta, A sto punto meglio il Bat Cycle. Il Bat Cycle, diciamo che... È difficile trovare qualcosa che sia meglio, in effetti, Allora, vediamo se lo riesco a mettere centrato, innanzitutto. Dai, Link, su. Link, capace, veramente,
La paletta deve dare lo schiaffo, giusto? Sì, ma se la paletta sta dall'altra parte, come io do lo schiaffo? Vedi, mo si è fermato, però come cazzo la faccio camminare sta roba? No, deve pendere, perché sennò così è uno spazzaneve e basta. Ma vabbè, poi... Cioè, vedi, te faccio lo schiaffo e quindi... Ma gli faccio aria, dici? No, se si muove con l'aria, ma non sta manco in linea, come fa a arrivargli l'aria da questa? Il pezzo non deve stare attaccato al carrello. No. Ho capito, aspetta, ho capito. Ah, ho capito. Forse. Capro lunga. Maledetto, ho capito. Ci ho messo 7 anni in Tibet, però ho capito, dai. Così? Oh. Giusto? Mo dovrebbe essere giusto, cazzo. Dai. Aspetta, cerco di levare questa rottura dei coglioni. Penso di aver capito. Mi sembrava soffrisse. Abbastanza, direi. Aspetta, mo una parola va arrivarci sopra. Ma dai, anche queste cialtronate fanno parte dello spirito zeldiano, no? Se fosse tutto facile, sarei che è rottura di cazzo. No. Non si può vedere sta roba. Mannaggia la puttana di quella proprio meretrice. Aspetta, Ma non si muove proprio sto coso. Ma perché? Aspetta. Mi sto perdendo un bicchiere d'acqua, è pure finita, porco cane, guarda, È finita. Rianne va più. Mi devi dare una botta. Certo gli do da una botta, ma non riesco a capire come caricare. Aspetta, Così va indietro. Così. Così. Ok. Ho capito tutto. Guarda, Vediamo se... gira del cretino. Voglio vedere se è così, Ma magari gli faccio fare un movimento solo invece che 8 movimenti. Così, no? Ecco, così, questo è il movimento che gli devo fare. Pam! Sì, ok. Beh, ma mo' cazzo. No, che reverti, non revertare un cazzo. Metti tutto come stava. Aspetta. Dopo 8 ore. No. È mio. Questo me lo merito, perché me lo so sudato sto sacrario, letteralmente. Mamma mia. Fantastico. Grazie nonne per i sottili suggerimenti, sei stato perfetto perché non mai spoilerato e mai detto tutto. Mi dispiace che faccio sempre queste figure da cioccolataio quando c'è sta Robby, che è un'esperta. Che classe. Mi hanno chiamato e non ho seguito, com'è andata la paletta? Ci sono riuscito, bestie? Dovevo praticamente attaccare la paletta attaccata all'altra paletta, dovevo fare una specie di prolunga la paletta, poi caricando la paletta e facendo reverto, io sono salito sul carrello e quella ha rifatto il movimento che gli avevo dato io e mi ha dato la botta. Era quello che te volevo dire, io non c'ero arrivato, sempre in completa categoria invalidi, ci penso io a spoilerare. No, non è vero. Tu, Robby, dai retta a me, vedi l'inizio della live col pezzo con cui abbiamo costruito il rover, che è una roba, secondo me, banale, cioè magari per te è banale che sei esperta, però io mi ci sono divertito un mondo a farla, quella roba lì. È tutto qui. Questa è tutta la tua magia, Saruman. Comunque Zelda proprio regna incontrastato proprio, ma proprio conquistato il cuore. Meraviglioso.
Ti giuro, sto esplodendo. In questo momento sto esplodendo, però sarà l'emozione. Perché come tu mi insegni, la sudorazione non è solo provocata da agenti atmosferici, ma anche e soprattutto da agenti emozionali. Questa è una citazione molto difficile, ma è facile per chi conosce il film. Allora, vediamo se riusciamo a trovare sta cazzo di torre, perché io a Vappesca ci devo arrivare. Costi quel che costi. Magari non stasera, però... Pirati di improbabili mezzi di locomozione. Pirati non ne ho visto manco mezzo, però. Purtroppo. Chi ha conquistato invece il corpo e la mente? Boh. Che cazzo lo so. Aspetta che devo trovare un punto alto dove onde capire... Mi stanno assurdo pure l'occhiario. Va a pesca o vattela a pesca? Va a pesca, ma vattela a pesca dove sta, quindi va bene tutte e due. Vanno benissimo tutte e due le definizioni. Allora, io ce l'ho segnato qua. C'ho altre cose pure da fare, però. Dunque, va a pesca, sud-est. Appena arrivi al mare, tutto ad est. Ma io non ho visto un cazzo a est, com'è possibile? Ci siamo andati con rover. Lucrezia Lante della rover. Sì. Dove stai andando? A Vappesca. Ah, quindi vai a caccia dei guai. No, vado a Vappesca. Avevo un'amica elementare, sai come si chiama? Francesca. Sai come la chiamavo? Clara? No, Francesca. Una delle tante cose da fare è recuperare la Jeep. Mi sa che la Jeep ormai rimane un sogno. La potremo ricostruire perché i materiali sulla spiaggia, se ho capito bene, i materiali quelli delle isole, dei materiali si rigenerano quando da lontani. Se adesso torno là, quella non la trovo più. Ma tanto ormai ce l'avevamo in mano il progetto, no? Io mi sa che non c'ho più archi, possibile. Arco cane. No. Perché mi hai ingaggiato questi che non c'ho voglia di combattere? Soprattutto. Aspettate, Ti sei segnato il progetto? No, ma me lo ricordo, su quattro ruote. vabbè. Su quattro ruote, uno spoiler. Mamma mia, mi do alla fuga, che classe! Ma chi sono? Tony Hawk dei poveri, col ginocchio rotto. Quelli corazzati, che carini. Come no? Bei rompicoglioni, so. Morono mai. Piamo sotto pomodori. Toro logo, ti posso fare una foto? Mucca di Finterra. So, guarda brutta, oh. Guardala. Oh. Sembra santa anche, porco cane. Due pomodori con riso. Sai come levare la corazza, vero? Gliela squagli perché mi sembra che è de fango. Se gli tiri l'acqua, si squaglia. Questa è un'intuizione che mi è venuta mo. Non l'ho mai fatto fino a mo. Fino a mo sarebbe menato come un fabbro ferraio. Però penso che possa essere una... e tu? Aspetta. Che guaio, io mi ho immaginato. Ma avete tutto lo stesso vocabolario? Ce lo portiamo sopra. Ammaestra la vacca per usarla come cavalcatura. Non credo che si possa fare. È roccia in realtà. Ah, allora no, allora non lo so, nonne. Sono esausto, non riesco più a muovermi. Non lo so io. Ti sei portato 7 kg di zaino. Te porto io, dai. A voglia. Finora non ci ha mai deluso. Diciamo che, nonostante gli impedimenti palesi, spesso. Nando cazzo! Io mi ricordo che abbiamo cominciato da un Korogu legato ad un carrello. Manco fosse, capito, l'ultimo dei paraurti. È ronco, Rocco. Che cazzo sta a dire? Ronco bilaccio. Questo mo come cazzo ce lo metto sopra? Non te muove, Poraccio. Il Korogu era bellissimo. Era bellissimo. Non lo vedo. Cerco il mio amico. Sì, ma ti rompe pure me nel cazzo tu, Korogu, però, No, ma da qua è troppo lontano. Mi servirebbe un dislivello. Qualcosa per tenerlo
portarlo su. Questo che è? Spadacciotto. Come lo potevo fare? Pezzo di tavola non c'è sta là. Vediamo se c'è sta pezzo di tavola qua. No. Che ci faccio con questo? Ah, eccole, 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 eccole. Perfetto. I nemici senza Zelda sono di un ridicolo, mi fanno... sì, ma fanno ridere, no? Sono belli, secondo me sono proprio poetici, però. Sono poetici nel modo spiritoso. Sono spiritosi. Va a pesca, fa ridere, no? È chiaro che il riferimento è quello, ma... perché no? Vabbè, Max, ti saluto. Sì, tanto mo pure io chiudo perché sto a grondare. Sto a grondare veramente, non ce la faccio più. Purtroppo, regà, io questo più di questo non reggo con queste temperature. Un'ora e mezza e moro. Sempre viva Zelda, come no? Muoio di come lo famo reggere. Questa non si attacca mica qua, Scusi, devo fare imbarcatura, aspetta. Guarda che cazzo mi tocca fare, Chiudemi in bellezza, tanto va a pesca, io non lo, stasera non riuscirò a trovarlo, sono sicuro. Questo l'ho fotografato? Il gran cornuto del paese? Guarda che foto! Che cazzo dei fotografi? La signora, non per cazzo. Viva la cara e vecchia faiga! Esatto. No, no, fermati con sta macchinetta, mannaggia le macchinette. Ah, scusa, fammi una cosa intelligente, no? Ogni tanto usiamola un po' di intelligenza. Ma ogni tanto, no, sempre. Oh, faccio un bel panino di tavole e ne porto tutte insieme. Dai. No? Sì, sono veramente un accollo, però che cazzo ti frega, dai. E questo sarebbe la nostra impalcatura. Ma 9x9 farò 81. Ecco fatto, sei bello giocato Leonardo. Ma che si va a dire le tabelline a Leonardo? Si va. Fai, lascia parlare me. Nell'arancio c'è la vitamina C. Più intelligente, no? Grande nonna e le sue clip croccanti e asciutte. Dunque, allora. Adesso, caro il mio Corogu, ti faccio vedere che ti faccio l'imbarcatura. Manco Michelangelo quando ha dipinto la Cappella Sistina c'ha queste imbarcature. Anche meno, anche meno. Dunque, aspetta, doveva questa a mezzo al cazzo. Ma visto come si stava a reggere? Se ci provo altre 16 volte, stasera sta uscendo il meglio. Sì, sì, beh, perché stasera ormai sono morto, in realtà. Ecco qua. Il tavolille l'abbiamo creato. Oh, e dai, però, mamma mia. Oh. Vabbè, ma non ci manca una gamba. Ho fatto il tavolo con tre gambe, ho fatto. Ma che gno, zitto un po', mannaggia. Stiamo lavorando per voi, non lo vedi? Sicuramente c'è stato un metodo più semplice per fare sta roba qua, ma a me la semplicità mi fa schifo. Come minimo parcheggio Sistina, parcheggia la macchina da Dio. Guarda mo, dunque, scusa, ho lasciato una tavola in testa, ma d'altronde se mi riesce quello che devo fare adesso, guarda, Mi sgaro fino a domani, guarda. Penso di sì, Ecco, vediamo se mi riesce. Voglio vedere come famo regge, però aspetta, Ci manca il pezzo d'oro. Crocifiggilo. Oddio, no, fantastico, oddio,
No, se si regge sta roba, raga, è mo sbortato. Perfetto. No, reggiti. Non te muove. Guarda che tocca, Pao. Viene beccato dagli avvoltoi, capito? Il supplizio di Tantalo rivissuto in un Kurogu. Mannaggia, oh. Vedi? Bastava fare la prolunga. Op. Voilà. Fantastico. Guarda che roba. L'hai raggiunto, e te credo. Ci ho messo 8 ore, ci ho messo. Grazie per aver portato qui il mio amico. Tieni, in segno di riconoscenza. Plof, due cagate, grazie. Bellissimo. Direi che con questa possiamo proprio chiudere. Arte. Dopo che ho messo un croce al Kurogu, potevo pure chiudere. No, vabbè, ma guarda che marchingegno, ma favoloso. Favoloso. Ripartiamo da qua. Ma quella non so se è una torre che ho già esplorato, mi sa di sì, però, perché... Oppure no. Aspetta, Potrebbe non esserlo, se quella... Potrebbe... Oh, io mi ci torno a facciare. Un secondo, vado a facciare quella torre là. Se è quella... Sta a posto. Riconosciamo due per le due cagate, esatto. Ci vuoi di Link a Fabia Crucis? E Link cadde per la seconda volta. Mamma mia. Come no? Se c'è una casa da disadattati, sì. No, vabbè, ma stasera è proprio alta scuola. Dalla Formula 1 in spiaggia alle prolunghe per tirare sui Kurogu, penso che abbiamo fatto tutto. Niente di ciò che mi ero prefissato, però va bene così. Aspetta, dei poveri istinti, esatto. Mi sa che quella è la mappa che ci interessa. Speriamo che sia quella. Se è quella, almeno ci riveliamo tutto sto pezzo qua e cerchiamo di capire se va a pesca sta qua. Potrebbe essere, capito? Lui dice a est, vai a sud e poi vai a est, dall'altopiano. L'altopiano è questo, lo stallaggio. Io sono arrivato, ho fatto tutta questa, siamo arrivati quando? Cazzo, stava a pesca. Qua, appunta a Baccello di Pisello, sta. La setta dei poeti estinti, come no? Capitano mio capitano. Quelle arancioni su quelle da fa, no? Quelle blu su quelle fatte. O al contrario, lo sai che non mi ricordo. Ora c'ho un attimo una crisi. Non è che quelle blu su quelle da fa. E quelle arancioni su quelle fatte, come vedete? Mi sa. Mi sa perché sto a guardare questa che è fatta. Devo andare a questa qua, allora. A questa qua. Ma perché mi dovete rompere cazzo quando sto sempre a guardare la roba? Perché mi dovete appioppiare la roba, diceva il Magnotta. L'importante è farsene tutte. Ah, quella è sicura. Io adesso me la segno, così la prossima volta salvo qua e ci andiamo. Ecco qua. Ma la segnata? Sì, è quella blu. Ok. Ripartiamo da qua direttamente, così abbiamo già un piccolo obiettivo. Mannaggia. Dove stai? Andiamo nei boschi perché volevo vivere con la saggezza e profondità e succhiare tutto il midollo della vita. Stasera state in forma? Ma va bene, per carità. Allora, vediamo se riusciamo a fare un oggetto gagliardo. Aspetta, mi sto a confondere con i comandi, mannaggia. Vediamo un po', Vediamo chi ride, Ah, ma moro pure io! Che delusione. E lì mi incontrerò un uomo che durante la notte, mentre aleggiano questi spiriti malvagi, mi difendevo con la lunga spada di fuoco. E là Mario Brega già spalanca gli occhi per la prima volta. Vabbè, dai, abbiamo fatto un quarto alle 11, ci sta. Tanto la torretta me la segno mo, perché me la ricordo dov'è. Aspetta, me la segno al volo.
E quello? Ah, l'ho visto già un drago, ma che cazzo sta a fare quello là? Ci stanno delle domande a cui non voglio rispondere, manco immaginare le risposte per il momento. Magari in un futuro, cioè, contentiamo di fare i contadinozzi che modificano i carretti, capito? Arriverà il momento della resa dei conti pure con quelli. Può darsi. Per sbagliare tutto ciò che non era in vita e non scoprire in punto di morte che non ero vissuto. Ammazza, oh, che bello. Non me lo ricordi a memoria quello, l'ho visto un sacco d'anni fa il film. E poi non mi ricordo che autore è, quindi manco me lo vado a cercare. Mi ricordo che un compagno di classe mio glielo fece rompere a memoria perché entrando disse: oh capitano, mio capitano. Bravo, adesso domani me la porti tutta a memoria. Così non era in programma, niente. Facciamo un professore bastardo, però è divertente. Basta che sto sudando in ogni angolo del corpo, tranne quelli giusti. Che non so che vuol dire, però vabbè. Famo finta. Chiudiamo il tomo. Che stasera non ci è servito perché ne abbiamo parlato con Anima Viva. Allora, stasera vi mollo subito, non facciamo il ride perché non c'ho proprio forza. Ci vediamo domani sera con Dark Souls 2, se non ricordo male. Dovrebbe essere Dark Souls 2 domani. Quindi un tipo di schiaffi diverso, però sempre altrettanto efficace. Vi ringrazio per la compagnia, per i beat, che stasera sono volati proprio come micette a Capodanno. Il giovedì lo vedo su coso. Venerdì Zelda prossimo ci abbiamo. Venerdì. Giovedì Diablo, se non ricordo male. Mi raccomando, la Robby va a recuperare la prima parte, dammi retta a me. Ci vediamo domani, grazie di tutto, grazie per la resabba Robby. Ora faccio tutto un compendio di tutto quello che mi avete fatto stasera con una storia di Instagram, con qualche foto gattosa bella. Tanta roba. Questa penso che sia una delle puntate. Lo sai che ogni volta per me è la puntata migliore, perché mi diverto talmente tanto che supero sempre i limiti della cazzonaggine, capito? Vabbè, non la tiriamo tanto per le lunghe, disse Jessica. Buonanotte.